L'allarme arriva direttamente dal direttore del reparto di terapia intensiva del Morelli, che di questa seconda ondata dice anche: noi ora con più esperienza e farmaci più efficaci. Nella casa circondariale di via Caimi, un detenuto addetto alle pulizie poteva contare sull'appoggio di un complice esterno per i propri rifornimenti di hashish. Il metodo? Semplice ma ingegnoso. Un gruppo di medici di medicina generale, da ieri, nel primo pomeriggio, effettua test rapidi alle persone che hanno avuto contatti stretti con i positivi al coronavirus. Il sindaco Spada: servizio importante che non sostituisce ma integra il lavoro di ATS. L'artista, originario di Ponte in Valtellina, indimenticato protagonista del film Mediterraneo, prende posizione sul tema legato all'ospedale dell'Alta Valle. Un simbolo della sanità e della nostra civiltà, che deve essere tutelato e non smantellato. Un cordiale ben ritrovati all'appuntamento serale con informazioni di TSN, un'edizione che anche questa sera dobbiamo aprire con i numeri legati alla pandemia e l'evolversi appunto della situazione. In un martedì nel quale il report quotidiano di ATS della Montagna parla di 145 nuovi casi di positività al Covid in Valtellina e Valchiavenna e di ben 10 decessi, di certo non stupisce la conferma che arriva da Sondalo. La seconda ondata di pandemia, quella che stiamo registrando in queste settimane, sia per i numeri di ricoverati che per morti, è come la prima. Di migliore ci sono la consapevolezza degli operatori e i farmaci utilizzati per lottare contro il coronavirus, anche se l'emergenza resta piena, soprattutto a Sondalo, dove preoccupa la mancanza di posti letto in rianimazione e terapia intensiva. Ma sentiamo le parole del responsabile della terapia intensiva di Sondalo, il dottor Mauro Della Morte, il nostro servizio. È una situazione di emergenza coordinata a livello regionale dal centro di coordinamento Covid per quello che riguarda i posti in terapia intensiva e c'è difficoltà a reperire posti, soprattutto per ora nelle rianimazioni del Milanese e delle zone più colpite, ma ormai anche qui si sta facendo sentire la carenza di posti letto. Numero dei malati di Covid ricoverati in continuo aumento, personale medico e infermieristico costretto a un superlavoro per la mancanza di colleghi in quarantena e ora anche l'allarme posti letto. E la rianimazione dal 19 ottobre, quando è stata aperta, è passata rapidamente a 14 posti letto, attualmente piena. Dal dottor Della Morte la conferma, si è tornati ai numeri delle settimane più drammatiche di questa primavera. Giusto un pugno di mesi fa, dopo un'estate durante la quale della seconda ondata si parlava soltanto come di un'eventualità. I pazienti sono numerosi come nella prima ondata, i pazienti sono gravi come nella prima ondata. Dalle prime impressioni, ecco, che dovranno essere poi confortate dai dati epidemiologici e dagli studi, ci dimostrano una mortalità in terapia intensiva che è simile a quella dei pazienti della prima ondata. Ma rispetto a questa primavera, che cosa è cambiato? Siamo più preparati, sapevamo cosa aspettarci e quindi con un po' meno incertezze. Ecco. Da un altro punto di vista ci chiediamo se forse sarebbe stato possibile, diciamo, evitare un'ondata di una tale gravità. Ecco. Rispetto alla prima ondata, anche il trattamento terapeutico dei malati è cambiato. Molti farmaci che sono stati usati nel corso della prima ondata sono inefficaci. Ecco, gli studi clinici che sono stati fatti hanno dimostrato che gli antivirali che sono stati usati, come il remdesivir, sono pressoché inefficaci. L'idrossiclorochina ha dimostrato la sua inefficacia. Gli unici farmaci che restano dei capisaldi e che hanno modificato di molto la mortalità migliorandola sono i cortisonici e l'eparina, gli anticoagulanti, per prevenire le manifestazioni trombotiche di questa patologia. Queste terapie vengono già applicate dai medici di famiglia a casa e questo è importantissimo ed è stato importantissimo ed è tuttora importantissimo per ridurre il numero dei ricoveri in ospedale. Prima ondata, seconda ondata, al centro sempre l'ospedale Morelli che con le sue professionalità e quelle in prestito dagli altri ospedali non smette di combattere con tutte le armi e soprattutto le donne e gli uomini a disposizione la propria guerra al coronavirus.
come nella prima ondata, Sondalo non è in grado da sola di far fronte con le proprie forze al grande numero di malati accettati, e quindi professionisti anestesisti da Sondrio sono venuti a dare una mano, così come sta succedendo per l'attività frenetica nei reparti in cui la situazione è forse ancora più emergenziale. Diciamo che nel momento dell'emergenza Sondalo, come nella prima ondata, si è fatto trovare pronto. Ed ora la pagina della cronaca. È stata scoperta dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sondrio l'attività di un detenuto che attraverso diversi stratagemmi riusciva a recuperare le dosi di droga che gli venivano letteralmente passate da un complice esterno al carcere. Ma ne parliamo nel prossimo servizio. C'è voluta un'attenta osservazione da parte degli agenti di polizia penitenziaria in forze alla casa circondariale di Sondrio per porre fine all'attività di un detenuto da tempo tenuto d'occhio che, grazie ad una serie di stratagemmi e con l'aiuto di un collaboratore esterno, riusciva a procurarsi diversi quantitativi di hashish, introducendoli così nella struttura detentiva. E il venerdì 13 non deve aver portato granché bene all'ospite del carcere sondriese, addetto alle polizie interne, che proprio lo scorso fine settimana è stato sorpreso dal personale della struttura mentre, intento nelle proprie mansioni, cercava di nascondere un involucro contenente dello stupefacente, appena raccolto dopo che, da un passante, era stato lasciato sul davanzale di una delle finestre che, al pian terreno, si affacciano su via Caimi. Un espediente semplice quanto ingegnoso e che, da quanto accertato dagli agenti, ma le indagini sono tuttora in corso, anche nei giorni precedenti allo scorso venerdì aveva permesso al detenuto, che in quanto addetto alle pulizie si occupava di tenere pulito anche l'ingresso alla porta Carraia, di raccogliere con scopa e paletta l'hashish che il proprio complice riusciva a lanciargli non solamente sulla soglia delle finestre, ma anche all'ingresso dello stabile. Una pratica di recupero certamente facilitata dal ruolo di addetto alle pulizie. Ora, per l'ospite della struttura, si attendono le decisioni del Tribunale di Sondrio, indagini anche sul complice esterno del detenuto. Ed ora ci spostiamo a Tirano. Un gruppo di medici di medicina generale, una struttura in piazza Unità d'Italia a Tirano. Qui si effettuano test rapidi ai contatti stretti delle persone che da tampone sono risultate positive al coronavirus. Un'attività non sostitutiva ma integrativa rispetto a quella svolta da ATS e AST. Comunque un'attività importantissima in termini di contenimento del contagio. Ce ne parla Sara Baldini. La filosofia è quella del contact tracing, ovvero del tracciamento dei contatti. Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di positivi al Covid permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione. E ciò è esattamente quello che da ieri svolge un gruppo di medici di medicina generale a Tirano, nella struttura padiglione collocata a Piazza Unità d'Italia. Test rapidi ai contatti stretti di Covid positivi. Ringrazio innanzitutto le persone che hanno attivato questa iniziativa, gli infermieri volontari, i medici di medicina generale, la protezione civile comunale per la collaborazione. Va chiarito subito che si tratta di un servizio dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su indicazione e prenotazione da parte dei medici di medicina generale, che va soltanto a supporto dell'attività incessante di ATS della montagna. Non è sostitutivo rispetto all'attività che attualmente sta facendo ATS della montagna in tutto il territorio provinciale, ma è integrativo, cioè riesce ad andare a testare quelle persone che normalmente, a cui normalmente non viene effettuato un tampone, e che spesso sono persone asintomatiche, sono persone con scarsissimi rilievi sanitari, che però purtroppo per questa particolare condizione possono essere anche loro involontariamente a rischio di contagio nella nostra comunità. Il sindaco di Tirano, attentissimo all'andamento dei contagi nel suo comune anche durante la prima ondata della pandemia, ricorda come sino allo scorso 15 aprile i tamponi venissero effettuati soltanto a chi andava in ospedale, al personale ospedaliero stesso e alle forze dell'ordine. Il campione che era sottoposto a verifica era molto limitato, era circa un 10% del campione complessivo delle persone che potenzialmente potevano essere state a contatto col virus. Successivamente, con l'introduzione anche dei laboratori privati, questo campione si è estremamente ampliato.
Attualmente, con la capacità che c'è adesso dei laboratori anche in provincia, si riescono a fare i test su tutte le persone che comunque, su segnalazione dei medici di medicina generale, hanno dei sintomi. Rimangono fuori appunto quelle persone che sono contatti stretti, che spesso e fino a prima rimanevano completamente sconosciuti. Spada fa il punto anche sulla situazione in città e dentro la locale residenza sanitaria per anziani. A Tirano, allo stato attuale, abbiamo riscontrati un numero di positivi pari a 87, questo è il dato di ieri sera, e abbiamo 77 contatti stretti censiti con l'obbligo di dimora. Più di 3 settimane fa, di una diffusione in una parte della RSA di Tirano di un piccolo focolaio, che però non ha dato esiti sanitari di particolare preoccupazione. Probabilmente posso credere che dipenda dalle grosse precauzioni che sono state attivate da tutta la struttura e probabilmente dal bassissimo livello di esposizione a cui sono stati sottoposti gli anziani. Per finire, Spada rivolge un appello ai concittadini, ai quali peraltro rivolge quotidianamente un corposo messaggio di aggiornamento attraverso la propria pagina Facebook. Se non è strettamente necessario e non è per motivi di lavoro o per necessità particolari, se possiamo, anche per aiutare tutti noi stessi e fare un lavoro di squadra, rimaniamo in questo momento il più possibile a Tirano per evitare di rimbalzare da una zona all'altra, dico quello che sono ipotesi poi di diffusione di contagio. Una guerra, quella del coronavirus, che si esercita su vari fronti. La gestione della pandemia ha infatti messo a dura prova l'organizzazione di molte RSA, contribuendo ad aggravare talune situazioni di criticità già presenti. Fra queste, la cronica carenza di personale, in particolare delle figure dell'operatore sociosanitario e dell'assistente socioassistenziale, aggravate in questo periodo da lunghi periodi di malattia, da quarantene, da dimissioni e da trasferimenti presso le strutture ospedaliere. Ebbene, in seguito ad una lettera congiunta del prefetto e del presidente della provincia, sono state coinvolte la Fondazione Pro Valtellina, la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e la Banca Popolare di Sondrio per ottenere un contributo economico per ulteriori corsi che possono consentire un incremento del numero di queste figure professionali così importanti in questo periodo. Tutti hanno dato piena disponibilità, dichiarandosi pronti a offrire un contributo economico necessario a coprire, a favore dei partecipanti, parte dei costi di questi corsi. Sarà quindi cura del Centro Formazione Professionale della Provincia di Sondrio coordinare gli enti di formazione operativa nel settore al fine di organizzare a meglio appunto questi corsi così importanti. Restiamo ancora in tema, ma in qualche modo voltiamo pagina. Oggi abbiamo incontrato Giuseppe Cederna, attore e autore che vive a Roma, ma che mantiene ben salde le sue radici valtellinesi. Una bella chiacchierata a Radio TSN, la nostra radiovisione che trovate sul canale TV 610. L'attore del film Mediterraneo ha parlato a lungo dell'importanza dell'ospedale Morelli, candidato al luogo del cuore del Fai, ma anche della necessità di salvare un ospedale così simbolo della storia valtellinese. Vediamo insieme alcuni passaggi della sua intervista. Giuseppe Cederna, attore teatrale, cinematografico, autore e scrittore. Fra i suoi film più conosciuti c'è naturalmente Mediterraneo, di Gabriele Salvatores, premiato dal pubblico e dalla critica anche con un Oscar. Giuseppe Cederna, che salutiamo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi, Innanzitutto, come ti presentiamo? Attore, scrittore, attore di teatro, attore di cinema impegnato, ma anche di film più leggeri, uomo di cultura, insomma, da che parte iniziamo? grazie. Io sono prima di tutto sono un attore, un narratore di storie, quindi le racconto in cinema, in teatro. Impegnato non mi piace perché sembra che uno sia snob. Io ho la fortuna, come tante persone, tutti noi abbiamo qualche cosa che ci resta dall'eredità dei padri, delle madri, dei luoghi dove siamo stati. Io ho la fortuna di avere un'eredità mista, doppia. Prima di tutto l'eredità valtellinese dei miei bisnonni, alpinisti, montanari di Poggi Ridenti e poi di Ponte in Valtellina, che mi hanno insegnato l'amore appunto per la montagna, per il silenzio, per il cammino, anche per la fatica in montagna, per i luoghi della montagna e le persone e gli uomini che le vivono. Poi ho invece da parte di madre la fortuna di avere un'eredità sarda,
per cui io purtroppo ho preso da mia madre. Mio padre era alto, lombardo, mia madre è alta 1,54, io sono alto neanche 1,60, da chi ho preso? Io dico sempre a mia madre: guarda mamma, tu mi hai rovinato la carriera, se no non sarei qua, sarei a Hollywood. E poi tu adesso, Giuseppe Cederna, ci hai ricordato le tue radici valtellinesi. Noi qui spesso e volentieri in radio, in televisione, ci occupiamo del nostro Morelli, del nostro ospedale Morelli, perché in qualche modo per noi è un simbolo, è un orgoglio avere una cosa del genere in provincia di Sondrio. Cerchiamo naturalmente di difenderlo in ogni modo. E so che anche tu te ne sei occupato recentemente, ne hai parlato. Passando, andando dopo Tirano, ho sempre dato uno sguardo, non ci sono mai stato tante volte, ma ho sempre dato uno sguardo a questo luogo come si guarda un bosco, solo che questo qui era un bosco costruito dall'uomo, che è un luogo di storia, di memoria, di incontri, di grandi tragedie e invece guarigioni. È come se fosse, sì, è qualcosa che la Valtellina si trova ad avere, ed è come se fosse un parco naturale. La fortuna di averlo, devi proteggerlo. Un parco culturale e sanitario come quello non può essere semplicemente dismesso e facendo finta che non... tutti i luoghi del mondo, ma i luoghi di passaggio, come è stata la Valtellina, è stato un luogo, pensate, di passaggio di mercanti, di pellegrini, di eserciti, di streghe, di preti che le hanno uccise, o di altri che invece hanno varcato le Alpi portando cultura e religione in giro per il mondo e testimoniando. Quindi un luogo proprio come la Valtellina, secondo me, non dovrebbe far finta che quel posto non esiste. Ci sono problemi certamente economici, di riorganizzazione della sanità, ma io penso che i politici dovrebbero veramente cercare di non buttarlo via o trasformarlo in qualche modo, ma non cancellare appunto la memoria di un luogo così importante. Va bene, ti aspettiamo presto. Grazie Giuseppe Cederna. Grazie ancora. Buona giornata. Buona giornata. Anche a voi. Un abbraccio. Anche a voi. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao ciao. Ed ora voltiamo decisamente pagina. Consegnati oggi in Regione Lombardia i premi Rosa Camuna. Sono 22 in tutto i premiati, che sono distinti per coraggio, impegno, generosità e che hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e anche sportivo della Lombardia. Fra questi vi segnaliamo, a puro titolo di esempio, l'Atalanta Calcio, oppure Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia, e ancora Carla Fracci, una figura leggendaria. Ecco, per Sondrio ha ricevuto questo importante premio Benedetto del Zoppo, un imprenditore e un uomo dalle tante risorse e dai molteplici interessi, un pioniere del rafting che ha fatto conoscere e amare la sua terra, la nostra terra, ed il fiume Adda, organizzando con l'associazione Indomita Valtellina gare sportive di livello internazionale e molti appuntamenti anche a favore delle persone disabili. Ora torniamo ad occuparci di cronaca. Le vittime di reati particolarmente violenti vanno aiutate in tutti i modi, sostenute moralmente e non lasciate mai sole. Per superare almeno in parte eventi personali così drammatici esiste anche un fondo di solidarietà. I particolari li vediamo nel prossimo servizio. Il fondo di solidarietà per le vittime di crimini particolarmente violenti. Siamo venuti in prefettura per saperne di più. Fondo di solidarietà per le vittime di crimini violenti. Dopo un'opportuna istruttoria, la prefettura di Sondrio ha dato il via libera a due procedimenti di accesso per questo particolare fondo. Un aiuto economico che certamente non potrà cancellare il dolore subito, ma che speriamo possa aiutare le vittime a costruirsi un nuovo futuro. Intanto esprimo la mia soddisfazione perché il comitato che si occupa di erogare queste somme a favore di vittime di reati violenti ha subito accolto la proposta della prefettura, e quindi in questa provincia abbiamo avuto due casi che si sono risolti in via positiva. Il funzionamento del fondo è il seguente: la vittima di un reato commesso a suo carico con violenza, ad eccezione delle ipotesi di minore gravità, qualora soddisfi una serie di requisiti, può presentare domanda di accesso per ottenere un indennizzo da parte dello Stato. Più precisamente, è necessario che vi sia una sentenza, anche di primo grado, che riconosca il fatto di reato. Inoltre è essenziale che la vittima abbia esperito infruttuosamente l'azione civile risarcitoria.
Nel caso in cui il reo sia stato ammesso a gratuito patrocinio, è automatico che non ci sarà capienza nel suo patrimonio e quindi è già determinato il presupposto. E inoltre un altro requisito è che la vittima non abbia commesso particolari reati tributari e fiscali, infine che non abbia ricevuto già, a causa del reato subito, somme a titolo di risarcimento o ristoro. Valtellina e Valchiavenna restano isole felici per quanto riguarda questo tipo di reati di particolare gravità, ma i numeri relativamente contenuti non devono far abbassare la guardia su certe tematiche. Per quanto riguarda la realtà provinciale, è possibile dire che a confronto con altre zone viviamo ancora in un territorio piuttosto esente da grosse statistiche, sebbene il monitoraggio da parte del comparto forze dell'ordine sia sempre pronto e attento. Ad oggi questa prefettura si è occupata e si sta occupando di casi particolarmente delicati, dei quali i più gravi sono omicidi, violenze sessuali, atti sessuali con minorenni. Naturalmente sono numeri minimi. La prefettura di Sondrio resta poi naturalmente a disposizione per ulteriori chiarimenti anche attraverso il proprio sito internet. E restiamo a Sondrio perché si sono svolti oggi pomeriggio i funerali di Simone Massetti, il 34enne morto lo scorso sabato dopo essere scivolato in un dirupo durante un'uscita in montagna. Ce ne parla Giuliano Padroni. Ci sono momenti nei quali anche chi per professione è tenuto a trovare le parole giuste per descrivere, per raccontare, per narrare dei sentimenti, fallisce clamorosamente. Perché le parole sono contenitori troppo piccoli per tratteggiare quel che si prova e perché la scomparsa di una persona alla fine di una vita è un colpo di mannaia che non riesci a ricucire. Chi vi scrive non conosceva Simone personalmente, ma ha avuto la fortuna di poter conversare con un paio dei suoi tanti amici, cercando di raccogliere dai racconti e dalle testimonianze disseminate sulla sua pagina Facebook, che da sabato scorso è un fiorire di attestati di amore, di amicizia, di ricordi, quanto più potesse per giungere a scrivere queste quattro righe. Simone Massetti, che a 34 anni se n'è andato precipitando per 200 metri mentre in compagnia di un amico correva tra le montagne, in Alta Val di Tognio, tra Montagna e Spriana, amava le sue passioni. Era un entusiasta, pensava positivo, scriveva Life is cool, amava gli amici e l'aria sulla faccia. Sorrideva spesso, era un profondo altruista. Era uno di quelli che riusciva a trovare le parole giuste quando stavi male. Simone faceva l'operaio termico a Sondrio, figlio unico di Caterina e Renato. La passione per la corsa, che qui trova nelle montagne degli sfondi unici e che accomuna tante, tantissime persone, in lui era esplosa circa 4 anni fa, quasi per gioco, ed era stato quell'entusiasmo a portarlo a partecipare a diverse gare. Quelle in cui c'è la competizione, certo, ma innanzitutto c'è la voglia di condividere, di scoprirsi e di scoprire tutto il bello che c'è intorno. Ma con coscienza, perché Simone i suoi limiti li conosceva e questo gli faceva apprezzare quanto la vita sia una merce preziosa. Di lui e di questa triste vicenda tanto si è detto e tanto, forse troppo, si è scritto. Alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare, scriveva De Gregori. E oggi, in tanti, a Sondrio, hanno voluto dirgli ciao. Buon viaggio, Simone. Ed ora in conclusione una ricca pagina sportiva, partiamo dai motori perché Marco Genesini ha piazzato il colpo vincente in Toscana. Il pilota di montagna, attualmente uno dei migliori rallisti in circolazione, ha infatti primeggiato assieme al copilota Marco Bergonzi nella 7ª edizione del locale rally appunto sulle strade toscane, uno degli appuntamenti più prestigiosi per quanto riguarda appunto questo sport in questo periodo. E il valtellinese e l'equipaggio valtellinese per meglio dire l'hanno fatto al volante della storica e intramontabile Renault Clio Williams A7, un risultato veramente importante. Restiamo nel mondo dello sport con una notizia anche curiosa, perché c'è da registrare il momento felice per quanto riguarda l'MGM 2000 nel campionato nazionale di Serie B. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta tutto sommato onorevole nel complicato incontro con il Fossano, ma la notizia dell'ultima ora è che la squadra morbegnese, matricola in questo difficile torneo, ha incamerato 3 punti grazie al verdetto del giudice sportivo. Infatti è stata decretata la vittoria per 6-0 a tavolino a favore dei morbegnesi nei confronti della Domus Bresso. Ma per saperne di più vediamo il servizio di Simone Belletti. Se sul campo, partita dopo partita, le cose stanno migliorando, anche fuori dal rettangolo di gioco arrivano notizie positive.
Sta vivendo un buon momento l'MGM 2000, che oltre alla prestazione gagliarda e onorevole di sabato scorso sul campo di una delle favorite del girone, l'LD Fossano, ieri ha incamerato 3 punti in classifica. Fresco infatti il verdetto del giudice sportivo che ha decretato la vittoria per 6-0 a tavolino dei morbegnesi contro la Domus Bresso, rea di aver schierato nella partita contro l'MGM un giocatore che doveva scontare un turno di squalifica. Non c'è niente da festeggiare, però prendiamo questi 3 punti e andiamo avanti. Andiamole a casa, mettiamole in saccoccia e portiamole a casa. Che... Sì, certo. È andata un po' come con la Juventus con il Napoli. Napoli. Un regalo di Natale. Ora la classifica recita 4 punti per la squadra morbegnese. Quello che più incoraggia sono però le ultime performance. Dopo il pareggio nel derby contro il Lecco Calcio a 5, la conferma dei progressi è l'ultima partita contro i piemontesi dell'LD Fossano, persa per 6-3 solo nei minuti finali. C'è stata una decisa inversione di rotta dal derby con l'Ecco, dove è stata una grandissima partita da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo fatto il primo punto e poi vabbè, sabato siamo andati in casa di una corazzata, di una squadra che è in B per caso, e abbiamo fino a 4 minuti dalla fine siamo stati in partita, abbiamo sbagliato il 4 pari a 4 minuti alla fine. Probabilmente avrebbero vinto lo stesso, perché la qualità è nettamente superiore alla nostra, però rimane la soddisfazione di essercela giocata fino alla fine. È in crescita questa squadra allora? Sì, no, assolutamente. Noi dobbiamo solo lavorare, crescere in fretta. Abbiamo dei ragazzi, noi giochiamo con ragazzi, cioè io dico sempre, giochiamo con ragazzi del 2001, del 2002, che giocano da 8 settimane a futsal contro gente che ha giocato in Serie A, ha fatto finali scudetto, queste cose qua. È ovvio che si pagano la distanza in una partita, perché comunque loro sanno andare, diciamo, sui punti deboli, non che siano i ragazzi, però sanno giocare con l'esperienza dove a volte noi pecchiamo, però ci sta, fa parte del gioco, fa parte del progetto che noi abbiamo in mente di inserire anche dei ragazzi locali e giovani, quindi paghiamo magari all'inizio per poi, spero, un domani avere una squadra ancora più pronta, insomma. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione e la simpatia con la quale anche questa sera ci avete seguito e buon proseguimento di ascolto e di visione con i nostri programmi. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa, a Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19, giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.